dice Gesù: conosco la tua miseria, le lotte e le tribolazioni della tua anima, le deficienze e le infermità del tuo corpo. So la tua viltà, i tuoi peccati, e ti dico lo stesso: dammi il tuo cuore, amami come sei. Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all'amore, non amerai mai. Anche se sei vile nella pratica del dovere e della virtù, se ricadi spesso in quelle colpe che vorresti non commettere più, non ti permetto di non amarmi. Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all'amore, non amerai mai. Amami come sei. In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'infedeltà, amami come sei. Voglio l'amore del tuo povero cuore. Se aspetti di essere perfetto, non mi amerai mai. Non potrei forse fare di ogni granello di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà e di amore? Non sono io l'onnipotente? E se mi piace lasciare nel nulla quegli esseri meravigliosi e preferire il povero amore del tuo cuore, non sono io padrone del mio amore? Figlio mio, lascia che ti ami. Voglio il tuo cuore. Certo, voglio col tempo trasformarti, ma per ora ti amo come sei e desidero che tu faccia lo stesso. Io voglio vedere dai bassi fondi della miseria salire l'amore. Amo in te anche la tua debolezza. Amo l'amore dei poveri e dei miserabili. Voglio che dai cenci salga continuamente un gran grido: Gesù, ti amo. Voglio unicamente il canto del tuo cuore. Non ho bisogno né della tua scienza né del tuo talento. Una cosa sola mi importa: di vederti lavorare con amore. Non sono le tue virtù che desidero. Se te ne dessi, sei così debole che alimenterebbero il tuo amor proprio. Non ti preoccupare di questo. Avrei potuto destinarti a grandi cose? No, sarai il servo inutile. Ti prenderò persino il poco che hai, perché ti ho creato soltanto per l'amore. Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante. Io, il re dei re, busso e aspetto. Affrettati ad aprirmi. Non addurre la tua miseria. Se tu conoscessi perfettamente la tua indigenza, moriresti di dolore. Ciò che mi ferirebbe il cuore sarebbe di vederti dubitare di me e mancare di fiducia. Voglio che tu pensi a me ogni ora del giorno e della notte. Conto su di te per darmi gioia. Voglio che tu faccia anche l'azione più insignificante, solo per amore. Non ti preoccupare di non possedere virtù. Ti darò le mie. Quando dovrai soffrire, ti darò la forza. Mi hai dato l'amore,
ti darò di saper amare al di là di quanto tu puoi sognare. Ma ricordati, amami come sei. Ti ho dato mia madre. Fa passare tutto dal suo cuore così puro. Qualunque cosa accada, non aspettare di essere santo per abbandonarti all'amore. Non mi ameresti mai. Va. Ecco, questo splendido messaggio di Gesù, che è un inno e un'invocazione di amore e all'amore delle sue creature, potrebbe sembrare in apparenza contraddittorio, soprattutto in relazione a un passaggio specifico del Vangelo, quando Gesù chiede e invita tutti alla perfezione: siate perfetti come è perfetto il Padre Celeste, additando addirittura a modello la perfezione di Dio. E allora, come si spiega questo messaggio con l'invito alla perfezione? Bisogna tenere distinti i due concetti di santità e perfezione. Il concetto di santità è un concetto discendente, che parte dall'alto e viene verso il basso. Il concetto di perfezione, invece, è un concetto ascendente, che parte dal basso e va verso l'alto. Il bambino battezzato è santo, ma non è perfetto. Non è perfetto. La perfezione implica uno sviluppo, un perficere, dal latino perficere, la parola perfezione deriva da perficere, cioè svolgere una cosa fino alla fine. Ecco, la santità che noi abbiamo ricevuto in germe, in seme, è lasciata poi alla nostra responsabilità, ai fini del suo sviluppo e quindi del suo perfezionamento. E la perfezione, la santità trasformata in perfezione, consiste essenzialmente nell'esercizio delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, nelle quattro virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, e nelle virtù annesse alle virtù cardinali, che si chiamano virtù morali. Sono 52 più o meno le virtù morali annesse alle virtù cardinali. E poiché, come dice Aristotele, ogni cosa può essere, per quanto riguarda la virtù, ogni virtù ha almeno due atteggiamenti contrari, sono eccessi e difetti che collidono con il concetto di virtù, ad ogni virtù corrispondono due vizi contrari, uno per eccesso e uno per difetto, per cui essere santi, essere perfetti, significa possedere tutte le virtù teologali, tutte le virtù cardinali, tutte le virtù morali e combattere i 104 vizi opposti. Questo per essere perfetto. Però ogni virtù, e ciascuna di queste virtù singolarmente considerate, o considerate nel loro insieme, nel loro complesso, possono essere considerate a livello incipiente, a livello proficiente e a livello perfetto. Qualunque realtà può essere considerata nel suo punto iniziale, nel suo punto intermedio, nel suo punto ultimo. E questo è vero anche per i vizi ed è vero anche per le virtù. Ci sono vizi e virtù incipienti a livello di cominciamento nell'essere, che hanno una certa consistenza, ci sono virtù e vizi proficienti e ci sono virtù e vizi perfetti. Allora, quando Gesù parla dell'amore e ci invita ad essere santi nell'amore, evidentemente, ce l'ho detto nel Vangelo, vuole che raggiungiamo la perfezione suprema. Parleremo di questo. La perfezione non è possibile realizzare. La perfezione consiste essenzialmente nella carità e circonfusa dalle altre virtù. A livello di virtù consumata, quindi a livello di carità perfetta. Questo è un cammino, suppone un cammino. Parleremo di queste cose, man mano che andremo avanti. Però c'è la contraddizione tra il fatto che se la santità consiste nella carità perfezionata da tutte quante le altre virtù a livello supremo, e qua però Gesù ci dice: amami così come sei, voglio il tuo cuore, anche se peccatore, io ti amo così come sei. C'è contraddizione? No, è solo apparente la contraddizione. In Santa Caterina da Siena, una delle dottrine sviluppate da Caterina da Siena è
la dottrina del desiderio infocato. Del desiderio infocato. Ecco, noi non possiamo amare Dio quanto Dio meriterebbe di essere amato. E d'altra parte, avete mai pensato, secondo il vostro giudizio, Gesù chi ha amato di più? Giuda, che lo ha tradito, o Giovanni, che era l'apostolo dell'amore, che era il prediletto del suo cuore? Chi ha amato di più Gesù? L'uno o l'altro? Bene, qui entra la distinzione che rende conto di questa apparente contraddizione del messaggio di Gesù. Esiste un amore reale, esiste un amore fatto di opere, esiste un amore concreto, esiste un amore di desiderio. E qui rientra il concetto che ha espresso Santa Caterina da Siena. Certo, la santità consiste nelle virtù messe in atto, nelle azioni consumate, però le nostre azioni, per quante perfette possono essere, sono sempre rivestite della nostra imperfezione, mentre il desiderio del cuore, secondo la dottrina di Santa Caterina da Siena, il desiderio per sua natura è infinito, può raggiungere altezze vertiginose. Ecco allora che l'amore può essere distinto in amore affettivo e in amore effettivo, per cui alcune volte l'amore effettivo è più grande dell'amore affettivo. Altre volte invece l'amore affettivo è più grande dell'amore effettivo. L'amore effettivo consiste nelle virtù teologali, cardinali e morali messe in atto e sviluppate non solo a livello incipiente e proficiente, ma portate e consumate nella perfezione ultima. Questo è l'amore effettivo. Ma l'amore effettivo può essere dato solo dal desiderio di essere perfetto. E a questo aspetto di santità e di perfezione si riferisce Gesù in questo messaggio quando, rivolgendosi ai peccatori, poiché sono peccatori e quindi sono a primo livello, anzi ancora di sotto del primo livello di vita spirituale, che è il livello incipiente, tenuta presente questa distinzione tra santità affettiva e santità effettiva, e poiché la santità consiste nell'amore, la perfezione consiste nell'amore affettivo ed effettivo, e Gesù chiede l'amore affettivo del peccatore, perché in quanto peccatore non può amare effettivamente con le azioni della carità consumata. Allora a queste anime Gesù chiede l'amore affettivo: amatemi, amatemi col desiderio del vostro cuore. Amatemi così come siete, datemi il vostro amore, il desiderio del vostro amore, il desiderio infornato del vostro amore. Voi siete deboli, io so chi voi siete, io conosco le vostre miserie, io conosco le vostre debolezze, ma se voi mi amate di amore affettivo, piano piano, come Gesù ha sottolineato e ribadito, piano piano il mio amore vi trasformerà, vi condurrà, vi porterà verso la perfezione consumata, che è la santità che ha raggiunto il suo ultimo coronamento.